ragazzi, oggi Stardust mi ha chiesto di narrare tutti in sala A. Non so di cosa si tratti, ma sono troppo curiosa. È giunta l'ora di far arrivare il Natale in house. Quale modo migliore se non con dei regali? Iniziate il vostro Secret Santa, ma ricordate, quello che conta è il pensiero. Avete un'ora di tempo per decidere che regalo fare. Adesso pescate il nome della persona a cui fare il regalo e via alla challenge. Questo è il mio. Questa è una grandissima sfida. Io la persona a cui lo devo fare la conosco molto bene. Ho aspettato una persona che sinceramente me l'aspettavo. È uscita Iris. Devo dire che è andata molto bene perché io la conosco. Ora vado un attimo alla sua stanza, do un'occhiata a quello che c'è e poi torno su e vedo cosa posso regalarle. Posso entrare un secondo? Devo prendere misure per la stanza, solo così per capire. Perfetto, grazie mille, ciao. Ho visto tanti peluche, sto cercando di dare le mie cose e vedo cosa c'è. E se mi ricordo bene, in camera dovrei averne uno piccolino, tipo di queste dimensioni. Deve essere. Eccolo, è lui il regalo. Ok, bene. Allora, il peluche l'ho trovato. Devo dire, è perfetto. Ora lo vado a incartare e speriamo le piaccia. Il biglietto mi è uscito Matteo. Non ho mai saputo fare i regali a un ragazzo. Forse potrei fare tipo un cartellino per la stanza con delle foto, dei post-it. Matteo, posso chiederti una cosa? Sì, mi dica. Hai una foto dove dormi? Sì. Me la mandi? No. Colori. Raga, non ci credo. Ok, ho cambiato idea, farò dei post-it. Cioè, detto così non sembra nulla. Diversi tipi di bonus, che secondo me può essere un'idea carina, perché lui può usarli, in verità. Bonus colazione. Offerta 18, 19, 20. Sarà la mia condanna. Chi mi ha fatto il regalo? Non lo so. Però da come si è comportata nei miei confronti, forse Aurora Manzali. Ma non ho idea di che regalo fare e mi è uscita Aurora. Sono contenta che mi sia uscita Aurora perché la conosco abbastanza bene. Ho trovato cosa fare. Visto che ad Aurora piacciono i massaggi, ho deciso di regalarle un massaggio gratis. Dopo quello non me ne potrà più chiedere. Secondo me appena aprirà il regalo sarà contenta, ma mi chiederà subito di farle un massaggio. È uscita Alissa. Non è proprio la persona con cui parlo più dentro in house, però di base le voglio bene perché ci ho passato tanti momenti insieme. Mia idea di base è che non ho soldi, per cui mi ingegnerò a fare qualcosa che faccia valere il mio pensiero, il mio affetto per lei. Ho deciso di scriverle una poesia. Ciao cara Alissa. Ta-da! Alissa apprezza il gesto, eh? Ciao, sono molto triste perché non solo sto malissimo, ma ho anche scoperto che tutti gli altri si stanno facendo i regali a vicenda. Io sono l'unica chiusa in camera che non riceve regali, non fa regali e sta pure male. Ragazzi, ho pescato il bigliettino e mi è uscito Eddie. Ho in mente di fare una maglietta personalizzata con la vernice e vediamo cosa viene fuori. Ho trovato queste. Ho una maglietta nera. Adesso vado ad attaccare la E. E io sono convinta che verrà benissimo. Siamo con la vernice e facciamo un po' di blu attorno. Questo è il risultato adesso. Ho fatto un'opera d'arte. Ho fatto la maglietta. Missione compiuta perché ho finalmente impacchettato il mio regalo. L'ho impacchettata che era ancora bagnata, quindi non so come venga fuori. Non mi è uscito Mauro. Ho pochissimo tempo perché devo andare a un evento e quindi la prima cosa che ho trovato sul tavolo è stata una pianta. E quindi ho deciso di regalargli quella piantina che può mettere sul comodino e si ricorderà per sempre di me. Ho trovato la carta regalo. Ti metto me stessa. È un bel regalo. Questo è il regalo? Vado a darlo. Ci sono 1000 strati di scotch, sono stata aiutata da Matteo. Penso che sia carino, però vediamo il risultato. A me è uscito Diego. Quante probabilità c'erano? Onesti, cosa posso regalarmi da solo? Forse un paio delle sue scarpe? O forse le sue stesse AirPods? O magari, perché no, il suo stesso powerbank? Oppure aspetta, cosa piace a Diego? I soldi. Allora andiamo nel suo cassetto, a rovistare dentro le sue cose e... Oh, sì, siamo un po' poveri ultimamente. Vabbè, si farà andare bene in 15 euro. Soldi sono sempre la soluzione. Il regalo migliore. Ho appena pescato il bigliettino e mi è capitato Alberto Tozzi. Allora io so che a lui gli piacciono gli animali. Penso che gli farò un sasso e sopra gli disegnerò un pinguino con scritto sotto Tozzi. Stavo andando in mezzo al bosco a cercare i sassi. Eccolo. In cielo nella mia vita pensavo di far tutto tranne che pulire un sasso. Deve essere un regalo speciale. Meno male che ho chiamato il rosso. Mi potrebbe piacere. Incartiamolo. Secondo me, raga, ho fatto il regalo più bello di tutti. Ho appena pescato il bigliettino e mi è uscito Lisa. Non so proprio cosa le piaccia. So che le piace un sacco truccarsi e poi il colore è verde e lei adora il verde. Devo fare il regalo a Fabrizio e in realtà vi dico la verità, un pochino già ho pensato a cosa potrei fare. Dato che io so che lui ama quel mondo del game, ho pensato di regalargli un buono partita con me. Io ho scritto un bigliettino dove gli ho chiesto se mi può insegnare a giocare alla play. Io spero che apprezzerà
non lo so, perché in realtà è più un regalo che lui fa a me, però vedremo. Il bigliettino l'ho pescato. Diciamo che lo devo fare a Scarlett. Il piccolo problema è che io stasera ho un evento e non penso di riuscire a fare questo disegno. Spero di avere un pochino di tempo più in là. Uscita Aurora Manzali. Siamo in camera insieme, quindi più o meno so i suoi gusti, cosa potrebbe piacergli. Non è così semplice come pensavo, comunque. Sono andata a prendere la carta regalo, mi è venuto in mente il regalo da farle, ora ve lo faccio vedere. Una cosa che le presto sempre è il contouring, cioè la terra per la faccia. Io la mia non la uso più, quindi ho deciso di regalarla. Io e Ali adesso andiamo a incartare i regali che abbiamo scelto per le nostre persone. Da chi mi piacerebbe ricevere il mio regalo? Da una persona abbastanza creativa. Qualcosa sì, anche di stupido, ma va bene anche, che ne so, un vaso, così me lo metto sul comodino. Allora, a Manila è toccata la sorte di ricevere un regalo dal sottoscritto. Avete presente la frase "conta il pensiero" presa alla lettera? Credo di fare un pupazzo ricoperto d'olive. E inizio da questi stuzzicadenti. Olive, carta e scotch. Ed eccolo qua. Prendiamo le nostre olive. Signori, dopo un durissimo lavoro è completo. Non era come mi immaginavo all'inizio, però si accontenterà. Mi è capitato il rosso malpeluzzo. Non saprei sinceramente cosa regalargli. So che gli piace disegnare. Ha un book dove fa tutti i disegni. Penso di regalargli una matita. È una matita troppo semplice, troppo classica, quindi mi sa che adesso andremo a colorarla un po' per renderla un po' più regalo. Non colore di rosso, però verrà incartata con una carta rossa. Questo è il mio regalo. Ormai gli piacerà. Abbiamo appena finito di consegnare i regali e adesso scopriamo la prossima challenge che ci ha lanciato Stardust. Tra poco arriverà il momento di scambiarvi regali, ma manca ancora un po' di atmosfera natalizia. Dividetevi in due squadre e andate in cucina. Lì troverete gli ingredienti necessari per fare e decorare dei biscotti di Natale. Scarlett, Matteo, Amoretto, i vostri sono stati i regali più fantasiosi. Sarete voi i giudici della challenge. Io e Alissa ci siamo divise e poi toccherà a Diego e Eddie decorare i nostri biscotti. Invece sono io qui con Aurora e dopo ci sarà l'altra Aurora e la sua amichetta che decoreranno il tutto. Inizio ad esserci i primi problemi perché la loro bilancia non funziona. Loro non sanno fare niente, loro forse hanno qualcosa in più. Il burro sciolto è una cosa, il burro fuori dal frigo è un'altra. Quindi, oggettivamente parlando, loro hanno già sbagliato tutto in partenza. Issa ha sciolto il burro, c'era scritto di mettere la temperatura ambiente. Ah, ora avete capito! E quindi ora abbiamo aggiunto un po' di farina. Il nostro è pronto! Quindi adesso si prende, si impellicola tutto, si lascia riposare una mezz'oretta. Niente tutto! Sì, sì, sì. Secondo me saranno i biscotti più buoni di questo Natale. È passata mezz'ora, abbiamo tirato fuori i nostri impasti di biscotti. Io ho anche pensato, perché non facciamo i biscotti un po' al cioccolato? Poi prendo, spezzetto questo cioccolato. Noi abbiamo scelto un cuore, un fiorellino e una stellina. Noi abbiamo completato il nostro lavoro, ora li inforniamo e gli altri ragazzi faranno la glassa e poi li decoreranno. Come si accende la bilancia? Regà, loro sono peggio di quelli di prima. Ho sbagliato, ho messo lo zucchero normale al posto dello zucchero a velo. Iniziamo bene questa sfida. Ho sbagliato e ne ho messo un po' troppo di colorante. È buono! È buono? La loro fa veramente schifo. Ragazzi, adesso è arrivato il momento di glassare e decorare i biscotti che hanno fatto i nostri compagni. Andiamo. Facciamo una roba. Così non ha senso. Troppo. Basta. Siamo pronti per andare dal giudice. Buonasera, giudici. Buonasera. Si può notare tutto l'amore e la felicità che ci abbiamo messo per fare questi biscotti. L'esposizione del piatto, meglio questo. Concordo. Provo. C'è troppa farina qua. Facciamo che gusto, un po' da rivedere. Ci siamo, 3, 2, 1. Buono. Questo è buono. I vincitori, ragazzi. Aurora Mariani, Aurora Manzali, Manila Chiarello e Rosso. Adesso ci possiamo mangiare i biscotti e scambiare i regali. E io li distribuirò. Questo è da Fabri per Manila. E per me c'è questo. Io volevo regalarti la mi hanno regalato un sasso. Questo è il mio regalo. Che è Natale di me. Non l'ho visto molto convinto. Magari la sera se lo guarda. Pensa al pinguino. Ma io non ho il regalo. Mi spiace Scarlett. Non doveva andare così, va bene. Sapete, c'avevo l'evento. Non te l'ho fatto il regalo. L'anno prossimo forse te lo faccio. Però il pensiero di averci pensato ce l'ho. Cioè, quindi... al bacio per Alissa. Ciao cara Alissa con la I. Ti volevo dire che per me sei tanto speciale, ma non ho soldi per Natale e spero il mio affetto ti possa bastare. Prego, applauso. Era da parte dei Tozzi.
Sarebbero stati meglio gli accessori trucchi, però è comunque il pensiero quello che conta, quindi ho davvero apprezzato un sacco. Poteva fare qualcosa di meglio. Apprezzo. Perché glielo chiedo tutti i giorni, quindi apprezzo questo regalo. Ma chi è? Che puzza! Vernice. Profuma. Wow, con la E davanti. Qua c'è molta originalità, si può dire. Su due macchie davanti, ci sta. Ringrazio Scarlett per la maglia, molto bella, molto carina. Pur portatile. Schifo. È una bambola, grazie. Fabrizio, non dovevi regalarmi una Barbie. Non dovevi. Penso che sia, non credo, una bacchetta magica. Grazie Eddie per il lapis. Aprilo bene. Trucchi. Perché verde? Un ombretto verde, perché Alissa sa che amo il verde. Già che c'è il pacchettino, è un plus. Allora, sono dei bigliettini, però non sono dei bigliettini normali, sono dei bonus per delle cose. Bello. Grazie. Significa qualsiasi cosa mi chiedi la devo fare. Prima bigliettino. Non so davvero cosa aspettarmi da Matteo. Poster tedesco piccolino. So che i peluche ti piacciono tanto, quindi ho pensato di regalartene uno. Ti voglio bene, buon Natale. Che carino. Ragazzi, abbiamo appena finito di aprire i regali. Belli. Siamo soddisfatti. Volevamo ricordarvi che non conta il regalo, ma conta il gesto. Quindi buon Natale a tutti. Alla prossima. Buon Natale. Buon Natale.